Le fotografie dell'azienda alluvionata accanto ai fili che caratterizzano le proposte della primavera-estate 2025. Lo stand dell'Anificio Pecci non scorda il recente passato che ha messo l'azienda in ginocchio, ma guarda anche al futuro con la nuova collezione. Questa mattina si è aperta la 94esima edizione di Pitti Filati, che vede la presenza di 28 aziende del distretto pratese su un totale di 115 espositori. Siamo qua dopo 2 mesi e mezzo, ancora non del tutto riparati, però con una buona parte della produzione ripartita. Abbiamo lavorato 24 ore su 24. È troppo ovvio dire aiuti dello Stato, non lo voglio dire. Dobbiamo continuare a lavorare seriamente e abbiamo bisogno che i clienti ci ordinino i filati che noi siamo pronti a rifare. E l'orgoglio di avercela fatta, nonostante i pesanti danni subiti e i tempi ristretti, è evidente anche per il lanificio dell'Ulivo. Siamo riusciti a passare attraverso una fase così delicata con le nostre forze. È certamente opportuno e forse doveroso che ci sia anche un aiuto dalle istituzioni, anche, direi, per la messa in sicurezza dei territori. Noi non possiamo permetterci di vivere un'altra situazione del genere. Lo spettro dell'alluvione non è la sola incertezza, ci sono anche la guerra in Medio Oriente e in Ucraina, la situazione del canale di Suez e il rincaro dei trasporti. I noli, soprattutto del via mare, sono quintuplicati. I tempi si sono allungati infinitamente perché circumnavigare l'Africa vuol dire fare 6.000 miglia in più.